C'è molto di me in questo disco. Il quintetto rappresenta un po' quello che avrei voluto fare. Un viaggio più fresco, con un equipaggio più giovane. La sfida che avevo in mente era proprio questa, cioè avere un repertorio comunque già stagionato, però interpretato da musicisti straordinari, ventenni. Devo dire che sono molto soddisfatto del risultato finale. Soprattutto aver trovato un impasto sonoro tra il sassofono e il vibrafono è una cosa alquanto rara, devo dire, e è molto affascinante. Il vibrafonista si chiama Jordan Corda ed è un eccezionale musicista che ho conosciuto alcuni anni fa ed è un ragazzo veramente straordinario, un musicista di grande talento e che ha una voce sul vibrafono unica e una tecnica strumentale e un approccio alla musica che gli permette di fare qualunque cosa. Il sassofonista è Fabio Della Cuna. Fabio ha un suono molto particolare e un fraseggio molto particolare e un approccio alla musica molto particolare che in questo caso è stato perfettamente funzionale al risultato. Il batterista è un ragazzo del 2000. Si chiama Cesare Mangiocavallo, è un musicista romano e riesce anche lui a usare questo strumento qui perché si adatta molto bene ad ogni contesto e ad ogni forma, a ogni dinamica. Last but not least, Pietro Pancella, che è mio figlio, e sono particolarmente ovviamente orgoglioso di suonare con mio figlio, come è stato per me suonare con mio padre. È scomparso da poco, credo che sia molto molto soddisfatto di avere una visione di un nipote che continua la tradizione musicale della famiglia. Qua anche qua. Forte. Quello che mi interessa di più è non il protagonismo o essere in primo piano, ma mettermi al servizio della musica in generale, cioè fare suonare meglio chi suona con me. Parti già con il la musica afroamericana, black American music, chiamata anche jazz, e ha questa novità rivoluzionaria, cioè che è un'improvvisazione, ma per meglio dire una composizione nel momento. È un pianista straordinario, si chiamava Larry Willis. Lui mi diceva: comunque la metti, tra te e il pianoforte, finisce sempre 88 a 10 per lui. Di questo viaggio, come da titolo del CD, io sono l'autista. Break!